Resta ancora da capire se il vertice europeo abbia rappresentato una svolta. Temo di no ancora. In realtà bisogna capire attraverso tutte le misure di attuazione di quello che è stato deciso al Consiglio se vi saranno davvero dei benefici diretti per il nostro Paese. Certamente è un passo in avanti, però quello che è stato deciso è frutto di un compromesso, per certi aspetti un compromesso al ribasso.